Ehi, guarda che si vede! Come state? Siete innamorati? Avete una cotta? Beh, fatemi sapere nei commenti se è così. Se siete però un po' tristi perché pensate che non riuscirete mai ad avere una relazione con la persona che vi piace, soltanto per via di stereotipi sociali o mentali che vi state già facendo, vi fermo in partenza. Guardatevi questo video e capirete che a volte l'amore non ha razza, colore o stereotipi che possano fermarlo. Perché tutto ciò che la società moderna ci insegna è superficialità. Ma queste incredibili coppie ci dimostreranno il contrario. Che dire allora, cominciamo! E alla fine del video spero prendiate coraggio per confessarvi alla persona che amate o che siate ancora più innamorati di prima e diate più attenzione alla vostra o al vostro partner. Anton Kraft e China Belle. Capirete già da ora come l'amore non abbia davvero nessun tipo di blocco, né di altezza né di misure. Anton Kraft è un bodybuilder molto famoso perché è nato con il dwarfismo, quindi è un nano. 52 anni, fisico scolpito e una serie di record infranti con grande facilità. È in grado di sollevare 4 volte il suo peso corporeo, ma i medici continuano a dirgli di moderare la sua forza dal momento che è sempre in agguato un arresto cardiaco. Di China Belle non c'è molto da dire, a parte il fatto che sia alta ben 1,82 m e che in realtà un tempo fosse un uomo, quindi è transessuale e non ama moltissimo lo sport o il bodybuilding. Ma dopo le prime incertezze ha amato sempre di più Anton per via della sua simpatia e della gentilezza che dimostrava nei suoi confronti. Infatti quando sei così alta e sei stata un uomo molto tempo fa, la gente non ti vede di buon occhio. Eppure a nessuno dei due importa dei difetti dell'altra persona, si amano alla follia e stanno programmando un matrimonio. Sfortunatamente Anton dovrà portarsi dietro uno sgabello per pronunciare il sì. Detto da lui stesso, molte volte deve trovare una sedia da qualche parte per riuscire a darle un bacio, perché trova umiliante doversi far prendere in braccio da chiunque. Che ne pensate? Erika Lebri. Alcuni si sposano con persone, altri con animali, altri ancora con personaggi di anime e cartoni famosi. Ma ciò che più mi ha sorpreso di recente è il matrimonio tra questa donna e... la Torre Eiffel. Beh sì, ho detto che l'amore non ha confini, limiti di età e tante cose varie, però ecco, non so, continuiamo, forse capirete qualcosa con me. Lei è una donna come le altre, ha fatto il militare e ora si dedica al tiro con l'arco. Sì, beh, più o meno come le altre. Dice di aver provato amore a prima vista con la torre e che ogni volta che ci sale sopra riesce a sentirne pure le emozioni. Infatti in questo anno l'ha sentita abbastanza triste, per via di tante cose che sono accadute tra attacchi terroristici e un inquinamento sempre maggiore. La Torre Eiffel sarebbe molto ma molto depressa. Ok, continuiamo, magari la storia migliora, che dite? A volte sembra riesca pure a provare piacere strofinandosi ad essa, ok, non sembra per niente migliore. Ovviamente di nascosto, perché il matrimonio non è ufficiale, è solo nella sua mente. Eppure, in qualche modo è riuscita a togliere il cognome Labri e mettersi quello di Fell. Ha fondato poi un'associazione per donne e uomini con il suo stesso problema, cioè amare gli oggetti più degli esseri umani. Infatti non è l'unica al mondo ad avere questo problema. Un altro esempio famoso è quello di Aja Rita Berliner Mauer, che ha sposato il muro di Berlino nel 1979 e dopo il suo abbattimento ha sentito un vuoto enorme dentro che non ha mai colmato con nessun altro oggetto. Beh, io ve lo chiedo, ma spero di avere risposte negative. Che ne dite? Amate anche voi qualche oggetto alla follia? La Bella e la Bestia. Una coppia thailandese è riuscita a provare che il vero amore va oltre l'aspetto fisico. Bonomi Kanta, di 37 anni, ha sposato una bellissima ragazza di nome Patsara Obnak, di soli 23. Nonostante Bonomi abbia una malattia molto rara che gli ha deformato completamente la mascella e la bocca, Patsara lo ama alla follia. Hanno avuto una semplice cerimonia con pochi invitati, almeno quelli che non guardavano male l'uomo. Secondo ciò che gli hanno detto i medici, ha avuto un problema ai capillari quando era piccolo, e da allora la cosa è peggiorata sempre di più, portandolo in questo stato avanzato di deterioramento. Era andato a Bangkok in cerca di una cura, ma il prezzo era troppo alto e i genitori non potevano sostenere i costi, così ha dovuto convivere con questa cosa. Ma un giorno in un bar dove lavorava sua sorella ha incontrato Patsara, da lì a poco si sono innamorati. Alla ragazza non importava nulla dei suoi problemi, lo ha fatto conoscere anche ai suoi genitori che sono riusciti a trovargli pure un lavoro. Infatti a causa della malattia Bonomi faceva fatica anche a trovare un lavoro perché non poteva parlare bene con una bocca così grande. Ora vivono felici in una casa con i genitori e i nipoti di lei. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti perché io penso sia assolutamente una storia da far conoscere a tutti. Great Khali.
Lo conoscerete ormai un po' tutti, un vero mito del wrestling, entrato di forza a far parte dei migliori. Grazie alla sua altezza disumana di 2,16 m e i suoi 157 kg di peso. È molto intimidatorio in questo sport e riesce facilmente a tenere testa anche ai più grossi. Per questo molti pensano che anche nella realtà possa far paura, ma non è affatto così. Anzi, è un tenerone a cui piace fare beneficenza e giocare spesso con i bambini. E una donna ha visto questo suo lato gentile, per questo ha deciso di sposarlo. Si chiama Harminder Kaur. È vero, il loro è stato un matrimonio combinato, ma il gentile Great Khali, il cui vero nome è Dalip Singh Rana, la donna, come detto prima, aveva accettato tutto, nonostante non abbiano avuto appuntamenti, si sono conosciuti con calma dopo il matrimonio. Dopo 12 anni di matrimonio hanno anche avuto una figlia di nome Alvin Rana. Tutt'oggi l'unica persona di cui veramente ha paura Great Khali è sua moglie. Perché? Beh, perché la ama alla follia e sa benissimo quanto si arrabbia quando succede qualcosa di brutto. Un po' come tanti uomini là fuori con le loro mogli, diciamo. Ragazze ragno. Sfortunatamente non parliamo di ragazze morse da un ragno che hanno poi acquisito poteri speciali, ma di una coppia di gemelle siamesi alquanto particolari nate in India. Lavorano in un circo chiamato Dreamland Circus e il loro lavoro è quello di stare sedute su una sedia e parlare con le persone. In molti chiedono spesso com'è la vita da gemelle siamesi e tante altre domande riguardanti questa particolare condizione, specialmente sulla loro vita amorosa. Beh, sono sicuro che anche voi siate curiosi, quindi ascoltate bene. Sono sposate con lo stesso uomo, si chiama Gadadhar e le accettate per quello che sono sin dall'inizio. Le due ragazze non pensavano avrebbero mai trovato una relazione del genere, ma Gadadhar le ha rese felicissime dopo tanti anni di sofferenze. Il loro sistema riproduttivo è unico e non separato, per questo sono riuscita ad avere una bambina, che sfortunatamente è morta qualche ora dopo la nascita. I medici pensano sia per via dei geni delle due ragazze. Spesso le hanno anche chiesto se volevano essere separate, ma hanno sempre risposto di no, perché questo andrebbe contro la loro volontà e la volontà di Dio, a quanto pare, e perché il loro marito le ama per come sono e non sono sicure l'avrebbero conosciuto se fossero state divise. Età. Un uomo di 70 anni di nome Tajuddin Kamisi, deputato del paese di Pare Pare in Indonesia, ha sposato una ragazza giovanissima e bellissima di nome Andy Filtri, 25 anni. Avrete già capito che in questo caso si parla di età. Quando si è minorenni ovviamente l'età è molto importante e bisogna guardare prima di tutto quello, ma quando entrambi sono maggiorenni possiamo dire che l'amore supera anche gli stereotipi dell'età, o quasi. Una cosa che molti sanno è che il deputato Tajuddin possiede 150 milioni di grammi di oro, quindi è uno degli uomini più ricchi del paese, però nemmeno Andy Filtri scherza. È la discendente di una delle famiglie più nobili del paese, non è ricca come suo marito ma è molto, molto rispettata da tutti e la sua famiglia è abbastanza temuta. Entrambe le parti hanno qualcosa da offrire quindi. Prima del matrimonio Tajuddin ha regalato alla sua fidanzata una moto dal valore di $30,000. È a quanto pare un'intera villa, un bel regalino per cominciare la convivenza, insomma. Dicono di essere molto felici insieme e di fregarsene altamente dell'opinione della gente, e io dico, grazie al cavolo, con tutti quei soldi me ne fregherei pure io. Che ne pensate? Andiamo avanti. La coppia più vecchia del mondo. A volte vedo persone separarsi dopo pochi mesi dal matrimonio, o comunque separarsi dopo aver capito di aver commesso un errore, persone che forse hanno fatto le cose troppo in fretta. Ma altre volte vedo coppie felici che anche dopo decine di anni si amano come la prima volta, ed è il caso anche della coppia più anziana del mondo. Masao e Miyako sono entrati nel 2018 nel Guinness dei primati come coppia più anziana del mondo. Sono di origine giapponese e hanno rispettivamente 108 e 100 anni. Il loro matrimonio dura da ben 80 anni. 80 anni in cui nemmeno una volta si sono traditi o si sono mollati, nonostante Masao sia andato in guerra nel 1937 dopo aver avuto due figli con Miyako. Quest'ultima ha detto di averlo aspettato pazientemente giorno e notte fino al 1945. Capite, non ha mai perso la speranza nemmeno una volta. Dopo essersi ritrovati erano più innamorati di prima e hanno avuto altri due figli. I figli tutt'oggi sono sorpresi da come la loro famiglia sia rimasta unita e pensano sia grazie alla forza di volontà del padre e alla cucina della madre che preparava sempre cibi molto sani e buoni. Infatti in Giappone sono molti gli anziani con un'età superiore ai 100 anni. Proprio grazie alle diete e al tipo di attività fisica che svolgono, diverso da quello occidentale. Secondo invece Masao e Miyako sono potuti rimanere così tanto insieme perché ognuno dava spazio all'altro per fare le proprie cose senza mai esagerare con la gelosia. E voi da quanto tempo state con il vostro partner? Con questo concludiamo.
Anche oggi ne abbiamo viste tante. Voi invece siete innamorati di qualcuno? Se sì, scrivetelo nei commenti e scrivete anche il suo nome nei commenti se è un amore nascosto. Sfogatevi, gente, e dopodiché andate a conquistare la vostra anima gemella. Alla prossima!